Si riaccende la tensione sul tema esodati. Mentre si discute del disegno di legge presentato dall'ex ministro Cesare Damiano, CGIL, CISL e UIL scendono nuovamente in piazza a tutela di tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che rischiano di rimanere senza stipendio. Il disegno di legge sul tema, votato in commissione lavoro a Montecitorio sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, vorrebbe allargare la platea degli esodati e modificare in via sperimentale la riforma delle pensioni firmata dal ministro Fornero, riportando in vita la possibilità di andare in pensione a 58 anni e con 35 anni di contributi, almeno fino al 2017. Il governo però non ci sta. Il ministro Fornero, con il pieno appoggio del premier Monti, ha dichiarato che il costo della proposta, circa 5 miliardi di euro, è troppo elevato e rischierebbe di compromettere la stabilità dei conti dello Stato. Al presidio in piazza era presente il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, e contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, mancava il leader di UIL, Luigi Angeletti. Fischi e contestazioni invece per Raffaele Bonanni. Il segretario CISL, andato a portare la sua solidarietà, è stato preso di mira dal comitato Cassi Integrati all'Italia, costretto così a lasciare la piazza. Ascoltiamo qualche intervento. Il ministro Fornero ha detto che forse si sarebbe dovuta informare un pochino di più sugli esodati e ora dice che è disposta a discutere caso per caso perché ci sono molte persone in serie difficoltà che vanno aiutate. Meglio tardi che mai, dopodiché è assolutamente evidente, anche perché è un esponente di un governo che deve pensare a qual è la norma che risponde a tutti, non che deve raccontare ad ognuno la sua situazione, anche perché le persone la loro situazione la conoscono bene, non hanno bisogno di raccontarla, deve fare la norma e quindi dica che va bene il progetto di legge che è in discussione e determini le modalità di finanziamento anno per anno, se no rischiano di essere nuove lacrime da coccodrillo. La Commissione Finanze, invece di esprimere parere negativo, costruisca le soluzioni per le risorse. Io rappresento il gruppo ESMOL, donne esodate, mobilitate e licenziate, che si è costituito per denunciare la penalizzazione di genere fortissima contenuta all'interno della riforma Fornero. Nella sostanza, le donne che non lavorano più sono state trattate come quelle che lavorano ancora e dovranno attendere da 7 a 10 anni per raggiungere la pensione e durante questi 7-10 anni non percepiranno più alcun reddito. Né ci sono ammortizzatori sociali né progetti dedicati alle donne che prevedano il loro reinserimento nel mondo del lavoro. È una situazione di iniquità totale, non si salva un paese sulla pelle delle donne. Come mai siete qui a manifestare? Siamo un gruppo di lavoratori Ansaldo Breda, rappresentiamo la categoria di esodati, abbiamo un accordo ministeriale firmato a marzo 2010 a Roma ed oggi, nonostante le garanzie che ci sono state date, ci troviamo fuori perché con la riforma Fornero siamo fuori a tutti gli effetti. Chiediamo quindi una tutela di quelli che sono i nostri diritti perché sono stati ratificati a monte della venuta del governo Monti e quindi che vengano rispettati.